Se la domanda "qual è la spada più figa mai vista in un videogioco?" non ti fa dormire la notte, in questo video troverai non una, ma ben 10 risposte. Tieni conto che questa non è una classifica. Le lame non seguono un ordine preciso, ma le ho messe un po' a caso, così come mi sono venute in mente. Prima di partire però, fai di me un bimbo felice. Iscriviti al canale e attiva la campanella, così rimarrai sempre aggiornato sulle boiate che pubblico. Partiamo subito con un ferro che di ferroso in realtà non ha nulla, in quanto si tratta di una lama di pura energia, anzi una doppia lama di pura energia. E dato che è fatta di energia ed è doppia, risulta almeno 2 volte più figa di qualunque spada laser. Ok, non proprio di tutte le spade laser. Forgiata dai Covenant solo per finire nelle nostre mani, questa meraviglia di plasma incandescente è stata il centro di un turbine di imprecazioni per chiunque si sia infognato con il multiplayer di Halo. Ah, quanti ricordi! E quante bestemmie anche! Gelido come il ghiaccio e duro come l'acciaio. No, non sto parlando del cuore della tua ex, ma di Frostmourne, lo spadone del re dei Lich. Sotto consiglio di un nano sprovveduto, il principe Arthas decise di avventurarsi in una misteriosa cripta, dove recuperò la potente lama. Lama che però si rivelò essere maledetta. Certo, perché chi cavolo abbandonerebbe mai una leggendaria spada magica in un buco gelato senza motivo? Ma Arthas non credeva in oroscopi e malocchio, e quindi decise di sbattersene le palle, e dopo un veloce confronto con le caratteristiche del martello che aveva in inventario, decise di equipaggiarla. 5 minuti dopo ci impala suo padre. Hey, indovina chi si è beccato una maledizione nuova di pacca? Rimanendo in tema di spade maledette, entra in lista con prepotenza la Soul Edge. Trofeo ambito da tutti i personaggi di Soul Calibur, questo enorme spadone si trova di default stretto nella mano un'artigliata di Nightmare, ma non disdegna di infettare col suo malefico potere anche gli altri eroi. In grado di cambiare forma per adattarsi alle preferenze di chi la impugna, questa malefica lama è caratterizzata dalla capacità di aumentare a dismisura la capacità offensiva del suo possessore. Inoltre è affetta da una gravissima forma di congiuntivite, peculiarità che le permette di fare brutto agli avversari anche solo con lo sguardo. Per affettare i nemici non ti serve una spada grande, ma una grande spada, direbbe l'imbianchino della pubblicità dei pennelli. Sto cazzo, risponderebbe Claude, perché quando la necessità di compensazione chiama, il protagonista di Final Fantasy VII risponde sempre per primo. Più lunga del filmato finale di Metal Gear 4 e più pesante del comparto grafico di Crysis, la Buster Sword è uno spadone gigante che non si capisce come possa essere maneggiato da uno che ha le braccia di una ragazzina sottopeso. Ad ogni modo, nella sua grezza semplicità è davvero molto figa e inoltre ricorda l'ammazzadraghi di Berserk. Stesso concept brutale, ma con un proprietario leggermente più imbruttito. Cosa c'è di più tamarro di una spada con la lama infuocata? Beh, una spada con la lama infuocata che romba come il motore di un Harley. Sto parlando di Red Queen, l'arma impugnata da Nero in Devil May Cry. Non lasciarti ingannare dal nome un po' effeminato e dalle decorazioni in stile emo girl sul lato, perché nel suo acciaio batte il cuore di una bicilindrica. Conta che con l'impugnatura puoi pure sgasare, facendo bagnare la lama di benzina e anche tutte le ragazze nel raggio di 100 metri. Funziona anche come mezzo di trasporto e non serve la patente A per guidarla. Se sei abbastanza fortunato da aver giocato a questo gioco nella tua infanzia, di sicuro nel tuo cuore c'è un posticino riservato a Frog. Da umile scudiero a cavaliere vittima di una terribile maledizione, questo sfortunato personaggio, a dispetto del suo aspetto tenero e ranocchioso, è un valente guerriero e impugna una lama epica. La Masa Mune è una spada entrata nella leggenda, protetta da 2 possenti guardiani, Masa e Mune. La sua potenza è incredibile, tanto che è in grado di tagliare a metà una montagna con un solo rapido fendente. Rimaniamo in tema di videogiochi stagionati, questa volta di casa Nintendo. Da tempo immemore, infatti, il prode Link può avvalersi di una spada forgiata direttamente dalla dea Ilia per combattere le forze del male. La Master Sword può essere brandita solo da chi ha un cuore puro, a patto che sia abbastanza forte da estrarla dal piedistallo in cui è conficcata. E no, il suo recupero non concede il diritto di sedere sul trono d'Inghilterra. Oltre ad affettare i nemici con estrema efficacia, la lama divina possiede innumerevoli utilissime capacità, come bandire il male, rimuovere barriere magiche, sciogliere maledizioni e riattivare antichi macchinari. E i Miracle Blade? Muti. Se sei un mercenario pazzo con uno spirito che ti sussurra cose spiacevoli direttamente nel cervello, hai di certo bisogno di una spada altrettanto fuori di testa. La Nobitsurakage è un'antica lama in grado di uccidere mostri di ogni sorta e demoni immortali. Oltre ad affettare i cattivi con la stessa precisione con cui questo chef affetta le patate, è anche capace di scagliare potenti fendenti di pura energia e far fuori i nemici di chi la impugna a ragguardevole distanza.
Ammazzare dei è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. E quale strumento migliore per portare le bestemmie al livello successivo se non le lame del caos? Oltre a tagliare come rasoi, possono essere scagliate a considerevole distanza e spesso, nello schianto, causano esplosioni di lava e lapilli più incandescenti dell'anduia calabrese. Sì, lo so cosa stai per dire, ma quelle non sono spade, al massimo sono delle daghe molto spesse e in più hanno le catene attaccate al manico. Senti, anche se un po' più corte, secondo me possiamo fare uno strappo, che dici? Non sei convinto? Beh, vai a lamentarti direttamente da Kratos, sono certo che dopo che ti avrà staccato la testa a mani nude sarai anche tu della mia opinione. Se sei uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse e devi darti da fare con la fine del mondo, di certo non puoi andartene in giro con una spada qualunque. Guerra, infatti, brandisce un enorme e indistruttibile spadone chiamato Divora Chaos. Questa lama è molto democratica, infatti è perfetta per sbarazzarsi di angeli e demoni senza alcuna distinzione. Come se così com'è non facesse abbastanza brutto, è anche in grado di assorbire le anime delle sue vittime, e una volta sazia, può trasformare il suo padrone in un megademone super tamarro incazzato come me quando suona la sveglia al mattino. Leggenda narra che le facce contorte in smorfie di dolore incise sulla sua superficie siano quelle degli sviluppatori di Vigil Games, rimasti intrappolati nell'arma dopo il fallimento della casa di sviluppo. Bene ragazzuoli, io spero che questa lista vi sia piaciuta e vi abbia fatto sghignazzare. Se è così, spolliciate in alto, iscrivetevi, scampanellate e condividete con i vostri amici nerd. E se la vostra spada preferita non era in lista, scrivetemela nei commenti. Non è mai troppo tardi per un secondo episodio. Ciao e alla prossima!